un discorso che non ho mai fatto al di fuori di quello che sono le competenze amministrative, ma che però è forse sicuramente stata la miccia, come si dice, che ha messo in moto un po' la bomba, che è quella che mi ha portato a dover cambiare il sistema di lavoro e buttarmi sul campo amministrativo. Ho notato, sempre che se vi dicessi, perché io voglio sempre schermarmi dalle parole che dico onde evitare gli sguidi, problematiche o eventuali denunce, se vi dicessi che il motivo che ho intrapreso questo tipo di attività è nel notare in tutti i colleghi, se vogliamo chiamarli così, una, non vorrei definire incapacità perché mi sembra offensivo, oserei dire una superficialità sul campo. Io sono nato come impresa di pulizie, siamo nati nel 92, dico siamo perché all'epoca eravamo in due, poi per motivi familiari di altro tipo, poi anche di lavoro, perché si sono un po' intrecciate le cose, sono rimasto da solo per parecchio tempo, tuttora, e ho notato negli amministratori che manca quella comunicazione fra il condomino e il fornitore, in questo caso l'impresa di pulizia. Allora, intanto l'impresa di pulizia è bombardatissima perché ha a che fare con un branco di ignoranza, ste donnine del cazzo che non hanno un cazzo da fare tutto il santissimo cazzo giorno e vanno a rompere, detto proprio come va detto in parole giuste, i coglioni alla gente. Queste si alzano la mattina, non hanno niente da fare, guardano i soliti stupidi programmi che fanno, che sono dementi, poi ti stanno a guardare dal buchetto della serratura, a che ora passi, quando passi, cosa fai, ti mettono lo stuzzicadente nell'angolo, il sassolino, il cerino, la punta del cerino, pensate, la punta del cerino, poi la ragnatela, che era un buon ragno, io dico un buon ragno artigiano, nel giro di 20 minuti ti mette la base, perché ci sono i ragni stupidi e quelli intelligenti sono quei piccolini, quelli stupidi, ignoranti, sono quelli con quelle zampe lunghe ammazzate. E cosa fanno? Chiamano l'amministratore dicendo è passato, non ha fatto, non ha pulito. Oppure c'è quello che passa suppositamente e ti fa la caduta della goccia, quando non sanno come fare per cambiare l'impresa, no? Cosa fanno? Vanno su, terzo piano, secondo piano, e vengono giù con queste gocce di caffè, qualsiasi cosa, e poi chiamano, fa, ha visto, venga a vedere, qui è un casino, non ha pulito, viene, firma, va via, oppure non firma proprio, non viene proprio, insomma tutte ste demenze di questa gente priva di intelligenza, di ragionamento, di il classico popolino. E io quello che reclamo agli amministratori in generale è non saper affrontare e specificare questa cosa, che l'impresa, tutte le imprese, tutte le attività che sono soggette a partita IVA hanno uno studio di settore, c'è un controllo dei tempi, c'è un controllo dei materiali che si acquista, c'è un equilibrio di consumo, viaggi, macchine con carburante, gomme o che sia, senza parlare di chi ha dipendenti. Perciò la donnina, ma la colpa la do l'amministratore incompetente, dovrebbe sapere quando vengono fatte, è l'una qualcosa, quando vengono fatte queste osservazioni banali, prive di intelligenza, proprio sottomesse a un discorso di imbecillità, dovrebbe essere quello che deve dire: signora, purtroppo ci sono delle regole da seguire, dei tempi. Invece stanno lì come i mammalucchi,
come dei difetti, che non sanno cosa rispondere. L'importante è che non gli scappi l'appalto. Poi dopo, se, come quando ce n'era più di uno che andava in assemblea, era combinato dei pasticci, tanto era risaputo, si sapeva come funzionava. Allora cosa c'era? Tirava in ballo l'impresa di pulizie, il giardinaggio, l'ascensorista, in modo che la discussione venisse deviata, come fanno i nostri politici, no? Che le discussioni le trovano le cazzate, tipo è andato con la puttana, quell'altro è andato col viados, ma che cazzo ce ne frega noi? Però le cose vere, quelle funzionali, il lavoro, l'attività non funziona, non parte, non va, perché è importante che ci sia una distrazione di queste, perché poi la gente è imbecille. Io l'ho sempre detto, la gente di un'ignoranza micidiale, e allora si sguazza su questo. Più come i tempi dei tempi, più il popolo è ignorante, meglio si lavora, più si guadagna. Perciò, tornando al discorso dell'impresa, poi io ho sempre detto una cosa. Ogni 2 anni, 3 anni, sarebbe da includere una pulizia generale delle scale, quello che fa parte del complesso condominiale. Invece cosa fanno? Si va alla lunga per 3, 4, 5 anni e poi pretenderebbero i signori condomini, collegati a sempre all'incompetenza dell'amministratore, sempre questo è il problema, pretenderebbero che l'impresa facesse una pulizia di base, proprio di quelle toste, nello stesso prezzo incluso. Cioè, come dire, tu vai a lavorare, prendi 1000 euro al mese e questo mese fai 4 giorni gratis. Cioè, e mi sembra ancora un po' fuori di testa. Allora, se vuoi fare un lavoro di straordinario di messa a punto, ha un costo a parte, lo deve dire in assemblea, dire ragazzi facciamo fare una cosa ogni 2 anni, 3 anni a parte. Invece cosa succede? Che si riducono a sporcare, cioè si riduce a sporcare, la scala si sporca al punto che o l'impresa si fa un culo da madonna gratis, che ormai neanche il mio cane muove la coda gratis, vuole il cioccolatino, cioè la caramellina, il suo biscottino, il cazzo che è, oppure cosa fanno? Decidono, cambiano l'impresa. Ah, arriva il sapiente che ha trovato su internet, che dice ha trovato questa impresa di Ravenna, di Cesena, che fa lo stesso pezzo, ci fa questo. Allora cosa fanno sti idioti che arrivano novellini, no? Soprattutto le aziende nuove, cosa fanno? Arrivano, si fanno un culo della madonna, fanno tutto sopra, usano prodotti che rovinano le scale, cose del genere, i marmi, tipo acidi, non so, anticalcare, cose del genere. Bravi, guarda com'è ben pulito. Dopo 3, 6, 7 mesi vengono fuori le tracce nere. Le tracce nere perché il marmo viene trattato con dei macchinari apposta, che una volta erano a base di piombo, poi dopo sono diventati cancerogeni, si usano della robaccia chimica che non vale niente. Dopo 2 anni è più schifoso di prima. Perciò ci si ritrova così. Ecco, questo è il movimento nell'impresa e nel condominio. Perciò la buona incompetenza, le incomprensioni che accadono fra l'impresa e la donnina, soprattutto ignorante, a mio avviso è di spetta la colpa all'amministratore. Io nei miei condomini, quando si sono azzardati a fare discorsi di tipo ce li facciamo noi, risparmiamo, dico sì, fate voi, però se succede qualche cosa voi ricordatevi che la prima cosa che faccio io vi denuncio, perché non voglio responsabilità. E poi dico c'è più di 3.000 di multa più i giorni, intanto il giorno. E allora quando sentono c'è, ostia, si prende un po' paura, meglio lasciarla fare chi ha la partita IVA, cioè non ha senso, proprio bisognerebbe che certa gente si facesse ammazzare, sarebbe una bella cosa, anche che scriva quest'ora YouTube, finito l'impresso, mettiamo un altro video sotto, abbiamo parlato degli avvocati e adesso con questo parleremo delle imprese di pulizia, vediamo un po', ecco, mettiamo questa. Perfetto, adesso metteremo anche questo qua. Ecco, questa è la situazione, perciò sappiate di regolare donnine rompicoglioni, che le imprese hanno delle tempistiche, ci sono dei costi, c'è un guadagno limitatissimo e soprattutto avete gli amministratori incompetenti. Cambiatelo, va, l'amministratore quando non funziona bisogna mandarlo a fare in culo. Lo dico subito perché se non è chiaro vuol dire che qualcosa non va. Oh, se vi dicessi, non dimenticatelo,
Buonanotte.